tre anni di guerra da ufficiale di cavalleria e dopo tre anni di guerra mi sono sciroppato due anni di lager nazista per non avere aderito né alla Repubblica Sociale Fascista di Mussolini né alla Wehrmacht tedesca. Ci avevamo un capo di Stato Maggiore, un comandante di armata, Roatta, aveva dato ordini, per esempio per un semplice sospetto dovevamo cacciare la pistola e sparare. Ma io la mia pistola di ordinanza, come l'ho avuta, così l'ho restituita senza avere mai sparato un colpo. Non ho sparato mai a nessuno. Ma la memoria è viva fin quando, oltre che a ricostruirla, ci si rende conto di quello che ci insegna. E questo è un lavoro che le scuole fanno normalmente, per questo oggi è molto importante che l'avvocato Arcella ci faccia l'onore di incontrare le scuole napoletane, dove tanti docenti spiegano cos'è l'Olocausto, spiegano cos'è il razzismo, spiegano che cosa significa dividersi tra paesi, appunto, presumendo che esista un'etnia piuttosto che un'altra, e per capirlo meglio forse le parole vive di chi ha vissuto anche momenti terribili ma non si è mai dimenticato di schierarsi dalla parte della razza umana, come l'avvocato Arcella, non può che farci piacere. Perché io sono del parere che esiste una razza umana, non esiste la razza ebrea, la razza questa, la razza quella. Con la consueta lucidità ed una memoria che entra nel più piccolo dettaglio di avvenimenti che hanno segnato la pagina più tragica di una già tragica seconda guerra mondiale, oggi nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo il presidente dell'Associazione Nazionale Ex Internati Lager, l'avvocato Raffaele Arcella, ha raccontato la sua guerra vissuta al fronte e soprattutto il periodo trascorso nei lager nazisti ad una platea attenta di alunni degli istituti Umberto, Sannazzaro, Vittorio Emanuele e De Nicola, ed ha poi ricevuto dalle mani del sindaco un riconoscimento per la sua testimonianza. Abbiamo deciso di dare una medaglia della città di Napoli e una targa che leggo. La città di Napoli all'avvocato Raffaele Arcella, presidente dell'associazione Ex Internati nel Lager Nazisti, in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per la sua testimonianza di vita e di prezioso custode nella memoria storica per le giovani generazioni e per l'instancabile attività in difesa e per l'affermazione dei diritti della persona umana contro ogni forma di violenza e di sopraffazione. Napoli, 3 aprile 2017, il sindaco.